tattica quella di Luca Paolini per cercare di favorire un eventuale attacco di Daniel Moreno o magari di Joaquim Rodriguez. Dicevamo, gruppo piuttosto folto, sono tante le maglie che vanno ad inseguire questi due fuggitivi. Io vorrei ricordare i nomi della composizione. Comunque questo straordinario Zauro che guida la corsa da qualche chilometro in questo momento, 4 secondi e Gilbert che sembra un fuori dei giochi, intanto forza vivo, coordina di seguimento la sua ruota, ancora la Marinando Pignetto. Presidente del Comitato per il Grande Ciclismo, Joaquim Rodriguez. Sul traguardo di Lecco si è classificato un atleta irlandese che difende i colori della Garmin Cervelo, è Daniel Martin. Premiato da Vittorio Campione, vice sindaco di Lecco, Daniel Martin, Garmin Cervelo. Siamo ora, gentili signori e signori, con la premiazione del vincitore dell'edizione 2011 del Lombardia. Sta per salire sul gradino più alto del podio, l'atleta proveniente dalla Svizzera, in maglia della Leopard Trek, Oliver Zauk. Premiato da Daniele Nava, presidente dell'amministrazione provinciale di Lecco, il re del Lombardia 2011. È Oliver Zauk. Abbiamo i primi tre classificati sul podio, ma gentili signori e signori, chiediamo la vostra attenzione in omaggio a Oliver Zauk, l'inno nazionale della Svizzera. Storica per quanto riguarda il Lombardia a Lecco, e ora brindano. Sono belle immagini queste che vanno di fatto a portarci verso la chiusura. Avremo ancora delle premiazioni. Innanzitutto complimenti per la vittoria, quando ha capito che ce l'avrebbe potuta fare. Ma non era sicuro fino alla fine quando ho passato l'arrivo, perché avevo auricolare però non andava più, penso che era finita la batteria o non lo so. Mi ho guardato indietro, ho visto solo sempre le moto e già tante volte mi mancava poco e mancava sempre la fortuna di vincere, e quest'anno è funzionato e ci voleva. Quindi senza auricolare e batteria non ha ricevuto particolari ordini di squadra, ha fatto tutto lei? Sì, non sapevo il vantaggio, diciamo, e ormai era un'unica possibilità di
di dare tutto quello che avevo e sperare che non mi prendano più. Quando ho provato il percorso ho pensato che ce l'avrebbe potuta fare, che sarebbe stato uno dei protagonisti. Sì, devo dire l'autunno mi piace tantissimo e anche queste gare qua in Italia a fine dell'anno sono eccezionali, belli. E la condizione, è venuto il momento, giustissimo, con la Lombardia, fantastico. E già Emilio Beghelli, Piemonte, mi sentivo molto bene e ci credevo di fare oggi una bella gara. Grazie.